un errore agli ostacoli, il tempo di 45,85, dunque è 8 il bottino conseguito dal cavaliere elvetico, squadra svizzera estremamente competitiva di recente grazie al solito Marcus Fuchs, ma anche a Cristina Lieber e a Steve Gerda, squadra che ha ottenuto l'argento a squadre agli europei di San Patrignano. Intanto Andrea Bracci per l'Italia monta Garden Montmouth. Bracci si presenta con il percorso netto, un percorso che è stato ideato dal direttore di campo Uliano Vezzani, modenese. La velocità di 350 metri al minuto, la lunghezza di 350 metri, dunque il tempo accordato è di un minuto secco. 8 ostacoli per 9 salti, compresa una sola combinazione, una gabbia. Vedete che Bracci sta già spingendo sull'acceleratore, ha superato il verticale di barriere su fosso. Parte intermedia del percorso. Bene anche qui. E va a concludere proprio con l'errore sull'ultimo Oxer, dunque 4 le penalità nel tempo di 44,32. La regia ci ripropone proprio l'errore sull'ostacolo conclusivo. Dodici le nazioni rappresentate qui a Pontedera. Ed ora tocca a Matteo Fantozzi, ancora per l'Italia. Fantozzi è nato nel marzo del 1979. Questo 2005 ha ottenuto una vittoria in una categoria a tempo a San Lazzaro di Savena, poi terzo in Gran Premio a Vinovo proprio con Costelli che monta in questa circostanza, ed è un cavallo nato nel 93, uno stallone dal mantello Sauro di origine tedesca, uno dei tanti Holsteiner che primeggiano nella vetrina internazionale. Pizzico di fortuna per Fantozzi, che comunque si avvia alla parte conclusiva del tracciato ancora senza errori, supera anche l'ultimo largo, poi l'accelerazione per guadagnare qualche decimo di secondo che potrebbe rivelarsi prezioso, e poi le carezze per Costelli, doppio netto per Matteo Fantozzi in 50 e 64. Dunque chi vorrà aggiudicarsi questo Gran Premio Città di Pontedera non dovrà commettere errori sugli ostacoli di qui in poi ed essere più veloce rispetto al 50 e 64 di Matteo Fantozzi, che guida la classifica provvisoria, ma è un tempo ampiamente battibile. Oltretutto i prossimi concorrenti avranno proprio un punto di riferimento importante. Ancora per l'Italia Massimo Regina, che monta Olaf. Regina, nato nell'aprile del 1972, molto affiatato ormai con questo saltatore, che è un sauro di origine belga di 14 anni, molto rispettoso. Ovviamente anche questo binomio si presenta con il netto al secondo percorso, un intervento del cavaliere prima di affrontare il verticale di barriere su fosso, e poi girata a mano destra per affrontare
la gabbia tricolore. Bene anche qui. Sembra un po' più lento rispetto a Fantozzi, ancora un ostacolo da superare. Bene anche sul largo conclusivo. Un'occhiata al tempo, 52:26, non basta per scavalcare Matteo Fantozzi e Costelli. Comunque buona la prova di Massimo Regina, autore di un pomeriggio assolutamente senza errori. Lo rivediamo al superamento dell'unica combinazione proposta da Uliano Vezzani. La gara sta entrando nel vivo. Ora tocca ad Andrea Schou per la Danimarca. Monta Tagerup's Agenda, che è una femmina di 9 anni, cavaliere giovane, questo danese che è giunto nono ai campionati europei Young Riders, dunque si tratta di un talento emergente. E abbiamo visto superare le tavole. Decisamente più veloce rispetto a chi guida attualmente la classifica provvisoria. Ora la gabbia è il momento di maggior difficoltà di questo secondo percorso, anche perché viene dopo una girata tutt'altro che agevole. Parte conclusiva per Andreas Schou che finisce in 44:21 e balza al comando. In sella alla sua agenda che si è comportata benissimo. 44:21 comincia a essere un tempo molto molto interessante. Dunque dovranno darsi da fare gli altri se vorranno giudicarsi questo Gran Premio Città di Pontedera, il rush conclusivo del cavaliere danese, mentre è già pronto il prossimo binomio. Thomas Sandgaard, ancora per la Danimarca. I danesi hanno mandato una mini squadra proprio per acquisire esperienza in questo che comunque è un concorso internazionale di discreto livello. Ax Anima è una cavalla del 1995. Questa stagione il binomio inquadrato ha difeso i colori nazionali nella Coppa delle Nazioni di Drammen, quarto posto. Thomas Sandgaard rappresenta una prima scelta per la squadra danese. Vedete, velocissimo, sicuro, potrebbe portarsi al comando della classifica e superare Andreas Schou, il connazionale. Bene anche sulla combinazione. Superato il verticale di barriere in bianco e nero, è netto il suo percorso, doppio netto del pomeriggio anche per Thomas Sandgaard e il tempo è molto interessante, 44:04 si porta al comando, seria ipoteca sul successo finale perché d'ora in poi si dovrà veramente pigiare sull'acceleratore per aver ragione del binomio danese. Un'altra occhiata, questa volta più approfondita, al percorso ideato da Uliano Vezzani. Vi ho detto 8 ostacoli per 9 salti, intanto per la Bulgaria Rossen Rajcev con Cappuccino, cavaliere di grande esperienza. Si parte con un Oxer 1,40, poi
un verticale di 1,45 m verticale di barriere che è stato superato, poi un altro largo 1,45 x 1,50. Si punta dritto verso quello che è l'ostacolo numero 10, un verticale 1,50 m, poi il verticale di barriere su fosso, la girata per andare ad affrontare la gabbia, sono due larghi, la distanza fra il primo e il secondo elemento è di 10,70 m e c'è l'errore da parte del bulgaro che poi andrà ad affrontare il verticale numero 11 e l'oxer conclusivo. Per Rossen Rajcev, Bulgaria, 4 penalità nel tempo di 46,61, non ce l'avrebbe fatta a portarsi al comando anche se non avesse commesso l'errore che abbiamo appena visto. La regia, solitamente spietata in queste circostanze, ci ripropone proprio l'errore alla combinazione che impedisce al cavaliere bulgaro di ottenere un piazzamento di rilievo, errore sull'elemento d'uscita della gabbia. Qualche attimo di attesa prima che entri sul campo ostacoli il prossimo concorrente. Tocca a Pier Giorgio Bucci, Tableau 10. Pier Giorgio Bucci, aquilano, nato nell'agosto del 1975, ha vinto una categoria a tempo al concorso di Pontedera, una vittoria anche ad Arezzo, poi a Lummen un secondo posto in una categoria mista. Monta Tableau 10, un castrone sauro di 9 anni di origine belga. E ormai Pier Giorgio Bucci ha acquisito una discreta esperienza nelle ultime stagioni, vedete che sta attaccando la gara e quell'errore poi replicato sul secondo elemento della gabbia è figlio proprio della rapidità voluta dal cavaliere italiano. Naturalmente bisogna rischiare se si vuole superare il 44,04 di Thomas Sandgaard, è costata cara la combinazione a Pier Giorgio Bucci che conclude con 8 penalità nel tempo di 44,03. Pensate, per un centesimo di secondo avrebbe superato proprio il cavaliere danese, ma fra i due ci sono ben due errori. Dunque i 44 secondi cominciano a costituire un muro difficile da superare. Per l'Italia Luca Meschini con Tinca. Tinca viene dal Belgio, classe 1996, Meschini è reduce da un quinto posto nel Gran Premio di Migliarino, proprio con Tinca, da battere 44,04 in caso di percorso netto di Thomas Sandgaard e di Anima. Comincia ad affiorare anche la stanchezza. Errore in entrata sulla gabbia. Avete visto il gesto di disappunto del giovane cavaliere che va ad affrontare ora l'ultimo ostacolo. Superato l'Oxer, sono 12 però le penalità nel tempo di 44 e
52-14, scusate, 52-14, il tempo di Luca Meschini, che scivola in ultima posizione. E qui vediamo l'errore al verticale di barriere su Fosso, uno dei tre errori collezionati da Luca Meschini. Entra anch'egli con il netto Cristian Pizzianti, cavaliere nato nel settembre del 1972, monta Midaro, che è un castrone baio di origine olandese di 11 anni. Cristian Pizzianti nel 2005 ha avuto come risultato migliore la vittoria nel Gran Premio in due manche di Predazzo. Anche lui è partito di buona lena, ha capito che ci sono delle possibilità per portarsi al comando, ma ha rischiato moltissimo, due errori sulla combinazione in bianco, rosso e verde, compromessa la prestazione di Pizzianti, che ha davanti a sé l'ultima insidia. E c'è errore anche all'ultimo ostacolo, si è disunito questo binomio, ma ci sono comunque carezze per Midaro. 12 le penalità per Pizzianti nel tempo di 44 e 72. Anche per lui il replay di due errori, questo è l'ultimo Oxer. Ed ora l'ultimo binomio in campo, quello formato da Natale Chiaudani e Newport Clover. Natale Chiaudani, nato a Tortona nel 1960, cavaliere di grandissima esperienza, monta Newport Clover, che è un castrone baio di 14 anni. Sta attraversando un periodo davvero felice Natale Chiaudani, che è reduce da una vittoria importante a Palermo, la Coppa degli Assi con Ariane Dautieu, poi ha siglato un'altra categoria discreta all'interno di Fiera Cavalli nella 4 giorni di Coppa del Mondo, unica tappa italiana della World Cup, estremamente in forma, combattivo. Natale Chiaudani, che ricorderete ai vertici delle nostre classifiche in coppia con Reingold e Luin, ma sembra aver trovato due o tre partner ideali, sta attaccando in modo molto efficace. Un'occhiata al cronometro, sì, ce la fa un'altra volta Natale Chiaudani sul gradino più alto del podio. Il cavaliere piemontese riesce a vincere doppio netto in 43-38, dunque l'unico a superare, a scendere sotto il muro dei 44 secondi. Vittoria per Natale Chiaudani, Newport Clover, in seconda posizione il danese Thomas Sandgaard su Ax Anima, e al terzo posto l'altro danese Andreas Schou con Tartus Agenda. Ancora un'inquadratura per Natale Chiaudani, lo spazio dedicato agli sport equestri, lo spazio odierno si conclude qui. Auguro a tutti la più cordiale buona serata.